Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi... cosa ho fatto? Sono andata all'Ilio Pesca, c'erano le sardes, non erano tanto grosse, però mi è venuto, ho pensato alle sarde a beccafico, me le sono fatte aprire, pulire e mi sono organizzata così, perché vi voglio spiegare com'è la sarda a beccafico. È di cioè la fanno in Sicilia, che sono buonissime, lo sapete, il pesce in Sicilia è buonissimo, lo pescano, è usanza, è un'isola, quindi il pesce, come da noi all'isola d'Elba, nei posti di mare, tutte ricette con il pesce, però nasce da una cosa, intanto trito la cipolla, io, perché bisogna tritare la cipolla per poi farla rosolare un po' nella teglia, intanto metto anche l'olio. Allora, la sarda beccafico, vi dico la storia. Quando c'erano signorotti, un po' di tempo fa, in Sicilia, usavano mangiare, piaceva un uccello, il beccafico è un uccello che esiste anche qui da noi, che si nutre di fichi. Quindi diventa gustoso e bello grasso e saporito, perché gli prende questo gusto particolare proprio dai fichi che mangia. E però le persone poveri, servi, non se lo potevano permettere di mangiare queste cose qui, era una prelibatezza. Allora cosa fecero? Inventarono, si facevano le sarde, siccome ce ne avevano tante, le trovavano bene, si ripiene di un ripieno gustoso come e dolciastro, e sono nate le sarde a beccafico. E visto che loro nel ripieno ci mettono uvetta e pinoli, uvetta e pinoli, che gli dà quella dolcezza, io invece proprio per onorare il beccafico, uccello beccafico, io ci metto fichi secchi, che poi sai Boni, i fichi secchi di Carmignano sono rinomati da noi. Quindi guardate, ho tritato la cipolla, vado a metterla nell'olio intanto, il forno sì, l'ho acceso, forno ci serve a 180 gradi, guardate, si fa rosolare un pochino la cipolla, intanto vado a tritare i fichi che mi servono dopo. Circa 2 cucchiai di fichi tritati, il picciolino no, non lo voglio. Io direi 2 fichi bastano, un altro,
questo. Va. Quando è appassita, rosolata, non bruciata, mi raccomando. Guarda, si va a mettere quando è ben rosolata e se è appassita, mettiamo il pan grattato. Se avete la mollica di pane rafferma, potete usare anche la mollica di pane tritata bene. A me oggi non mi era avanzato il pane, quindi ho preso il pan grattato. Allora, fichi sono pronti. Vedete, ora è andato, si mette il pan grattato, si gira, si fa tostare un pochino. Sale e pepe. Guardate, così. Ecco qua. Poi, allora, quando è tostato si mette qui dentro. Insaporito, a fuoco vivo. Che profumino. Ecco qua. Ci siamo. Si prende e si mette qui. Ecco qua. Poi ci si mette i fichi. I pinoli. Di pecorino. Allora, ci andrebbe il caciocavallo, però io qui in Toscana metto il pecorino. Ecco qua, che è buono. Che profumo. Poi metto qualche pizzico di zucchero. E tutto amalgamato bene. Questo qui sarà il ripieno delle sarde. Ecco qua. Si prende una pirofila. Andiamo a ungerla bene da tutte le parti. Così si prendono le sardine, come si dice noi, queste sono un po' più sardine che sarde. Si mette il ripieno all'interno. Si girano così, si mettono dentro e si mettono con una foglia di alloro, si separano. Guardate, così. Poi si mette nel mezzo la foglia d'alloro.
testa. Ancora. Sì. E a finire così. E ne facciamo 3 file. Eccoci qua. Allora, abbiamo finito la composizione. Si va a irrorare con il ripieno, un po' di ripieno avanzato. Sa un profumo, ragazzi, proprio unico. Così. E si irrora con olio e succo di limone. Olio. Si va a mettere in forno a 180 gradi per 15 minuti. Le sarde sono pronte, ora vado a sfornare. Guardiamo! Maremma, il profumo gli è buono! Eccole qui! Guardate! Le sono anche belline, le sono profumate e io sono sicura le sono anche buone, perché con tutta la roba buona ci si è messo dentro, le un po' sa che venire speciali. Allora, guardatevi qua, si mettono qui, si fanno un attimino di riposare. Io vi do appuntamento a domani, sempre qui all'agriturismo Cannavota, e per un'altra ricetta, chissà che si preparerà domani. Però intanto, ragazzi, a tavola! Ciao, ciao, ciao. Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.